amici di Francavilla e anche non, e abbiamo qui il grande doppiatore e direttore del doppiaggio Ivo De Palma con noi alla Scuola Tiger. È un onore. Grande Ivo, maestro. Ciao, ciao a tutti. Allora, un paio di domande. Come si è trovato nella nostra Francavilla Fontana e soprattutto l'impatto con la Scuola Tiger? Ma Francavilla era una città che non conoscevo affatto, una cittadina che non conoscevo affatto, ero stato in altri posti in Puglia e diciamo, l'ho trovata veramente incantevole, intanto per le chiese che ha, per il castello imperiale, che ho visitato proprio oggi prima dell'evento. Abbiamo anche tra l'altro trovato un gentilissimo funzionario che ci ha fatto da guida proprio, ma subito si è offerto per illustrarci tutta quella situazione. Di sera è incantevole nel centro storico, illuminato, insomma, mi sono trovato bene. Ho conosciuto, oltre che finalmente, il maestro Milone, che avevo sempre sentito così su Facebook per concordare tutti i dettagli della mia visita qui, ma che non conoscevo personalmente, insomma, finalmente ci siamo conosciuti. Io ho conosciuto anche il presidente dell'associazione ASD The Tiger. Ho passato dei giorni, devo dire, incantevoli insieme a loro. E oggi, prima dell'evento e anche durante l'evento, ho conosciuto anche qualcuno degli allievi, alcuni dei quali anche proprio giovanissimi, quindi ho visto quanto entusiasmo questa associazione, questa palestra mette nel percorso che propone ai suoi allievi, e ho visto dei ragazzi motivati, gioiosi, insomma, felici e anche piuttosto bravi, perché fare le cadute senza il tatami sotto, insomma, io alla prima caduta restavo lì per terra e ciao. Quindi, insomma, grande, grande esperienza. Quindi siamo brevi con le domande. A proposito di entusiasmo, entusiasmo, intanto la ringrazio, maestro. Entusiasmo, qual è il segreto di una grandissima voce dopo ancora 30 anni? E d'altronde hai doppiato la voce di Mirko in maniera impeccabile. Sì, Quindi. anche quest'oggi appunto, tra l'altro, era la prima volta che proponevo in una mia demo doppiaggio materiali di Mirko dei Beehive, che in genere lascio un po' da parte e mi concentro molto su Pegasus, sui Cavalieri dello Zodiaco. Quindi tra l'altro ringrazio anche Giuseppe Milone, il maestro Milone, perché mi ha fatto una richiesta, diciamo, particolare, cioè quella di dedicarmi anche a Mirko in questa demo, perché comunque il suo pubblico attendeva anche una cosa di questo genere, e quindi in sostanza ho potuto, grazie a questo e anche con il suo aiuto, raccogliere dei materiali che poi utilizzerò anche in altre demo altrove. Quindi il segreto, come dire, il segreto è che se ti piace questo lavoro, la voce la curi naturalmente, e in qualche modo, essendo che per fortuna è la cosa che invecchia meno velocemente, ecco, in qualche modo, certo, la voce che avevo a 23 anni non la posso avere adesso, naturalmente, però insomma, credo oggi di aver dato una buona approssimazione, credo la migliore approssimazione che sia comunque possibile al momento, visto che ero in ogni caso lì. Eccellente maestro, lo possiamo dire perché l'abbiamo visto dal vivo, abbiamo sentito la sua splendida voce dal vivo, quindi non possiamo fare altro che ringraziarla. La Scuola Tiger è stata onorata di averla qui e ci saranno altre occasioni. Ancora grazie. Per me è stato un piacere, ovviamente se ci saranno altre occasioni io ci sono. E sicuramente ci saranno. Grazie ancora, Ivo De Ciao a Palma tutti. qui a Francavilla Fontana alla Scuola The Tiger. Grazie. Ciao.